Il tribunale del riesame di Catanzaro ha scarcerato il calciatore Francesco Modesto, arrestato alla fine di agosto perché coinvolto nell'ambito dell'operazione Laqueo. Accolta dunque la tesi difensiva dell'avvocato del calciatore Leo Sulla del Foro di Crotone, che aveva chiesto la nullità del provvedimento restrittivo. Modesto era finito in carcere insieme ad altre 13 persone perché coinvolto in un presunto giro di usura gestito sempre secondo gli inquirenti da alcuni rappresentanti della criminalità cosentina. Il calciatore è stato tirato in ballo dal collaboratore di giustizia Roberto Calabrese Violetta, secondo il quale dai suoi conti correnti sarebbero stati presi soldi da prestare per il giro d'usura riconducibile al suocero Luisiano Castiglia a Mario Mandoliti. Un conto, secondo quanto dichiarato dall'avvocato Sulla, sul quale avrebbe la procura il cognato di Modesto, che però non figura neanche tra gli indagati. Il calciatore, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avrebbe ribadito di non conoscere l'imprenditore al quale è stato fatto il prestito oggetto dell'inchiesta, dichiarandosi estraneo ad ogni fatto e accusando dal canto suo il pentito e principale accusatore nell'inchiesta condotta dalla DDA di Catanzaro, negando ogni addebito e rilanciando contro di lui che lo avrebbe accusato per vendicarsi.